7. Io di le... GR1. Europei, spoglio quasi ultimato, Fratelli d'Italia primo partito al 28,8%, Lega e Forza Italia affiancate, PD al 24%, crollano i 5 Stelle, bene i Verdi sinistra, fuori gli Stati Uniti d'Europa e Azione. Meloni, orgogliosa, siamo l'unico governo che esce rafforzato dalle elezioni, Schlein, per noi il risultato straordinario, siamo il partito che cresce di più. In Europa avanzano le destre, in Francia trionfa Le Pen, Macron scioglie l'Assemblea nazionale e indice nuove elezioni, in Germania i socialdemocratici del cancelliere Scholz diventano la terza forza del paese. Israele, il ministro Gantz abbandona l'esecutivo, chiede di tornare alle urne e lancia accuse pesanti a Netanyahu e impedisce la vera vittoria a Gaza per motivi personali. Calcio Italia, ultimo test, ok 1-0, la Bosnia sabato si inizia a fare sul serio con l'Albania Atletica, la rassegna continentale di Roma, altri due bronzi azzurri, Formula 1 disastro, Ferrari in Canada. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque le elezioni europee, il giorno dei risultati, affluenza al 49,69%, il dato definitivo uscito pochi minuti fa, spoglio invece alle battute finali. Ci colleghiamo subito con Paola Cortese in diretta dal Viminale per gli ultimi aggiornamenti. A te Paola. Eh sì, buongiorno, infatti come dicevi siamo veramente alle battute finali, mancano circa 2000 sezioni che fondamentalmente sono quelle che vengono, cioè sono i risultati dell'estero che non potranno cambiare i risultati che sono effettivamente ormai quasi definitivi. E quindi abbiamo il primo partito, i Fratelli d'Italia, come dicevi, 28,83, Partito Democratico, secondo partito al 24,04%, Movimento 5 Stelle 9,91%, Forza Italia 9,72%, Lega Salvini 9,14%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,62%. Questi sono quelli che riescono a entrare nel Parlamento europeo, mentre gli altri partiti si fermano sotto la quota del 4% e sono Stati Uniti d'Europa che si è fermato al 3,73%, Azione 3,31%, Pace Terra Dignità 2,19% e poi gli altri ancora più sotto. E quindi, come facevi notare, per la prima volta l'affluenza alle europee è sotto il 50% e si ferma al 49,69%. Per quanto riguarda le amministrative, qui lo scrutinio comincerà dopo le 14. E dal Viminale è tutto, linea a voi. Allora grazie Paolo Cortese. Fratelli d'Italia si conferma dunque, lo sentivamo, il primo partito, facendo segnare quasi 3 punti in più rispetto alle ultime politiche, un paragone quello con le elezioni di 2 anni fa fatto anche da Giorgia Meloni, che supera i 2 milioni di preferenze. Una notte ancora più bella, le sue prime parole. Sono orgogliosa del fatto che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. Questa notte è più bella di quella delle politiche di 2 anni fa. Nel 2022 nei nostri confronti una scommessa, oggi una conferma. Non mancano poi i paragoni con gli altri paesi europei, Francia e Germania in primis. Siamo l'unico governo che esce rafforzato da queste elezioni, un dato che ci mette in una posizione di forza in vista del G7. Quindi una considerazione sul risultato complessivo, bene si vada verso una bipolarizzazione, così i cittadini possono scegliere tra 2 visioni distinte ma contrapposte. E non manca anche una stoccata alla segretaria del PD Schlein, ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci. In chiusura, mano sul petto, l'inno d'Italia mentre sventolano le bandiere del partito. Gianluca Ruggirello, GR1. E il centrodestra è testa a testa tra Forza Italia e Lega, con gli azzurri leggermente più avanti, soddisfatti i 2 leader Tajani e Salvini, nel carroccio boom di preferenze per il generale Vannacci. Un risultato dedicato a Silvio Berlusconi che ci incoraggia ad andare avanti, è il commento a caldo di Antonio Tajani. Fino a qualche mese fa qualcuno pensava che saremmo scomparsi, qualcuno diceva che non avremmo superato lo sbarramento del 4%. Il leader di Forza Italia esprime soddisfazione pur avendo mancato, seppur di poco, il traguardo prefissato al 10%, lo sguardo già rivolto alle prossime politiche puntando al 20% dei voti, perché dice tra Meloni e Schlein c'è un grande spazio da riempire, in
Importante per Forza Italia anche la riconferma di Cirio in Piemonte. Il PPE cresce, il governo di centrodestra si rafforza, commenta il centrista Lupi. L'ultimo dei leader a parlare è Matteo Salvini, si complimenta subito con Meloni, si ritiene comunque soddisfatto, anche solo dice per 1,0 sopra le politiche. Risposta sottolinea a chi aveva dubbi su Vannacci. Mai messa in discussione la stabilità del governo, assicura Salvini e conclude, ora l'obiettivo è crescere. Era da un anno che sostanzialmente tutti ci davano per morti, siamo vivi e vivaci. Valentina Isa, GR1. E tra le forze d'opposizione spicca, lo accennavamo, il dato del PD che si conferma il secondo partito, quasi 5 punti in più rispetto alle politiche. Per noi un risultato straordinario, dice la segretaria Schlein. Netto invece il calo dei 5 Stelle, mentre Verdi e Sinistra esultano. Delusione tra le file di Stati Uniti d'Europa e Azione. Elly Schlein è l'altra vincitrice di queste elezioni. Per noi è un risultato straordinario, dice la leader Dem. Siamo il partito che cresce di più. La distanza da Fratelli d'Italia si restringe. Noi continueremo a essere testardamente unitari e a sentire una responsabilità ancora più forte di costruire l'alternativa. Motivo di più per lei, insomma, per continuare le sue battaglie, dai salari dignitosi alla sanità pubblica. Battaglie care anche all'alleato Verdi-Sinistra. La vera sorpresa di questo voto, Bonelli e Fratoianni superano ampiamente la soglia di sbarramento, restano fuori Renzi e Calenda, ma è soprattutto il Movimento 5 Stelle a perdere terreno, tradito dall'astensione e dal Sud, a certificare la debacle lo stesso leader Conte a tarda notte. È un risultato deludente, molto deludente, potevamo sicuramente far meglio, ma la valutazione dei cittadini è insindacabile. Sonia Oranges, GR1. E larghiamo ora la prospettiva all'Europa. La maggioranza Ursula tiene a Bruxelles, ma ci sono conseguenze importanti su vari governi nazionali. Il presidente francese, per primo a certificare quella che da più parti sembra una valanga che arriva da destra. Il suo partito, Renaissance, più che doppiato da Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. E Macron appare in televisione al posto della partita di calcio prevista Francia-Canada per annunciare al paese elezioni anticipate e lo scioglimento del Parlamento. Si voterà il 30 giugno, ma le elezioni europee sono uno shock per mezza Europa. In Austria male i partiti di governo e avanza per la prima volta l'estrema destra. In Germania crolla il tabù che resisteva dalla seconda guerra mondiale. I nostalgici di AfD sono secondi davanti ai socialdemocratici. Trema il governo Scholz e la destra tiene in Grecia, in Ungheria, anche se Orban cala di 8 punti. In Belgio il successo della destra fiamminga porta alle dimissioni tra le lacrime del premier Alexander De Croo, un'onda nazionalista che invece non sfonda nella penisola iberica. Centrodestra avanti in Spagna e Vox che non supera il 10, mentre il Portogallo regala un leggero vantaggio al centro-sinistra. E la Danimarca, marca unica in Europa, a sorpresa si colora di verde. Gli equilibri del nuovo Parlamento comunque non cambieranno. Il Partito Popolare resta la prima forza dell'emiciclo. Le forze europeiste tengono la maggioranza. Carla Frogheri, GR1. Fin qui le europee, ci sono state però anche le elezioni regionali in Piemonte, comunali in quasi 3.700 centri. Lo spoglio inizierà oggi alle 14. In Piemonte gli exit poll danno verso la conferma il governatore uscente Alberto Cirio, candidato del centrodestra, con una forchetta tra il 50 e il 54%. Gianna Pentenero, sostenuta da PD e Verdi Sinistra, si attesta invece tra il 34 e il 38, più staccata con una forchetta tra il 7 e il 9%, la candidata 5 Stelle Sara Di Sabato. Vi ricordo, dopo di noi fino alle 11, lo speciale Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, dedicato a risultati e commenti sulle elezioni europee, speciale che riprenderà poi alle 15.30 per seguire lo spoglio delle regionali e delle comunali. Terremoto politico anche in Israele, il ministro Gantz fuori dall'esecutivo punta il dito direttamente contro Netanyahu. Netanyahu ci impedisce di ottenere una vera vittoria nella guerra a Gaza e non ha un piano per cosa avverrà dopo. Lascia il governo di emergenza di Israele il centrista Benny Gantz, ex capo dell'esercito dello Stato ebraico, dopo il 7 ottobre ministro nell'esecutivo di emergenza del premier Netanyahu. Ora lo accusa di agire per motivi personali. Già a metà maggio Gantz aveva lanciato un ultimatum a Netanyahu: adottare un piano di azione sul dopoguerra nella striscia entro l'8 giugno. Si sarebbe dimesso. L'ultimatum
ultimatum è scaduto e Gantz chiede nuove elezioni a settembre. Rilancia il piano per il cessate il fuoco. In Parlamento però la maggioranza che sostiene Netanyahu ancora solida. Nel frattempo Hamas punta il dito contro lo Stato ebraico. L'esercito ha ucciso oltre 270 palestinesi nel blitz per liberare i 4 ostaggi nel campo profughi di Nuseirat. Secondo i miliziani, nell'azione sono rimasti uccisi anche 3 ostaggi. Israele nega. Per l'esercito, alcuni prigionieri liberati erano nella casa di un giornalista di Al Jazeera, attivista di Hamas, ma l'emittente TV del Qatar smentisce. Claudia Stamerra, GR1. Continua anche la guerra sull'altro fronte di tensione internazionale, l'Ucraina. Nella notte, esplosioni in 2 città della Crimea occupata. Kiev annuncia di aver abbattuto un aereo da guerra russo. Sarebbe la prima volta dall'inizio del conflitto. Colpita anche una nave di Mosca nel Mar d'Azov. Intanto i russi avrebbero conquistato il villaggio di Rizivka nella regione di Sumy, nord-est dell'Ucraina, ad annunciarlo il leader ceceno Kadyrov. Torniamo in Italia con la battaglia giudiziaria del colonnello della Guardia di Finanza Fabio Massimo Mendele. La Corte di Appello di Napoli ha assolto l'ufficiale per non aver commesso il fatto dopo una condanna in primo grado per corruzione. Sono stati 9 anni terribili, ha commentato Mendele, sospeso dal servizio e poi reintegrato. Ho rinunciato alla prescrizione per vedere riconosciuta la mia innocenza, aggiunto. Oggi la sentenza dei giudici rende finalmente giustizia. Parliamo di tasse e truffe. L'Agenzia delle Entrate lancia l'allarme. Attenzione alle false email che invitano a pagare imposte non dovute. Gli strumenti sono 2, una mail e logo contraffatto dell'Agenzia delle Entrate per comunicare al contribuente che bisogna pagare al più presto imposte in realtà non dovute. Ovviamente gli importi sono elevati per impressionare e impaurire, con l'invito pressante a mettersi in regola quanto prima. Da qui l'invito della vera Agenzia delle Entrate a non aprire alcun link, a non dare alcun dato sensibile e soprattutto a non fornire numeri di conto corrente. Arrivano anche le chiamate telefoniche, spesso con il prefisso 44, oppure documenti manipolati e finte cartelle esattoriali. Come spesso capita, ed è bene saperlo, come strumento di difesa, questi documenti presentano vistosi errori grammaticali, di punteggiatura o omissioni del testo. Questo è il quadro cui bisogna aggiungere, specie negli ultimi tempi, il tentativo di far pagare bollette scadute. I cybercriminali sono diventati molto sofisticati, perché in effetti può succedere di non aver pagato. Ma attenzione, se l'invito arriva tramite un ente preposto al recupero del credito e non secondo quella che è la naturale trafila della lettera di sollecito e poi di diffida, siamo in presenza di una truffa. Americo Mancini, GR1. Cinema, il 14 agosto arriva in sala l'ulteriore capitolo della saga horror Alien prodotta da Ridley Scott, si intitola Alien Romulus. Quella cosa ci dà la caccia. Orrendo, viscido, spietato, l'invincibile Alien è la forma di vita più terrificante dell'universo. Il nuovo film è prodotto da Ridley Scott, che ha diretto l'originale Alien e anche Prometheus e Alien Covenant. Il nuovo film di fantascienza horror Alien Romulus ci riporta alle origini di questa saga nata nel 1979 e racconta la storia di un gruppo di giovani coloni spaziali che, con la loro astronave, esplorando le profondità dello spazio, incontrano una gigantesca stazione spaziale abbandonata. Mentre la esplorano, si trovano faccia a faccia con il super spietato Alien e altre terrificanti creature. Nel labirinto della stazione spaziale sarà una caccia tra chi vuole annientare la creatura mostruosa e Alien che vuole sterminare tutti gli astronauti. Antonio D'Olivo, GR1. Quella appena trascorsa è stata una domenica ricca di sport, molti gli appuntamenti infatti tra atletica, Formula 1, tennis, ma partiamo dal calcio con l'ultimo test della nazionale prima dell'Europeo. Un sorriso prima di partire per la Germania. L'Italia batte la Bosnia 1-0 nell'ultimo test pre-europeo. Con tante seconde linee in campo decidono la sfida Frattesi, che firma il gol vittoria, e Donnarumma, che blinda nel finale la porta azzurra. Mirino puntato ora sull'Albania. Sabato, primo ostacolo della rassegna continentale. Atletica, Catalin Tecuceanu e Zanab Dossor rimpinguano il medagliere dell'Europeo di Roma. Dopo la doppietta e mattinata nella mezza maratona, la sessione serale del terzo giorno regala 2 bronzi all'Italia. Catalin, negli
1800, Zainab nei 100 femminili. Formula 1, sprofondo rosso in Canada. In una gara complicata tra pioggia e sole, tutte e due le Ferrari sono costrette al ritiro. Leclerc dal via accusa problemi alla power unit, Sainz, sempre nelle retrovie, paga un contatto che compromette il fondo. Vince Verstappen su Norris e Russell. Tennis, Carlos Alcaraz è il nuovo re del Roland Garros. Terzo slam su tre superfici diverse per il 21enne spagnolo che torna al numero 2 del mondo. Zverev piegato in 5-7 dopo oltre 4 ore di battaglia. Terra rossa parigina invece è ancora amara per l'Italia. Paolini e Rani KO nella finale del doppio. Luca Cesaretti, GR1. Questa è Rai Radio 1, sono le 7:14, vi lascio il GR regionali a seguire, lo dicevamo, riprende lo speciale.